Vogliamo fare un'attività sul libro che abbiamo appena letto, quel coso lì? Ispirata alla casa del libro piena di animali, potremmo pensare di costruire un disegno un po' con delle sorprese. Ora vi spiego. Per prima cosa vanno disegnati degli oggetti che possono stare in casa. Io ho fatto una poltrona, un baule, un armadio, un tavolo, come vedete, che poi vanno colorati e ritagliati, ma non vanno ritagliati in maniera completa. Su ognuno va lasciata una specie di linguetta, una parte bianca che serve poi per incollarli e per farli muovere come se fossero le pagine di un libro. Dopodiché, su un foglio bianco, completamente bianco, fate una riga più o meno a metà, che diventa un po' il pavimento. E poi, allora, potete incollare tutti gli oggetti che avete costruito, che avete disegnato e che avete colorato e ritagliato, ognuno dei quali incollate solo sulla parte linguetta, in modo che si possano alzare, così che dietro potete nascondere vari animali. Volete vedere cosa ho messo dietro il baule? Un serpente. E potete indovinare cosa c'è dietro il quadro? Un ragno nero. Può essere divertente fare degli animali strani in posti impossibili, oppure potete disegnare gli animali o gli oggetti o le persone che volete. Ciao, buon lavoro!